tutti, io vorrei che ci fosse questo momento di gratitudine e di presentazione a Palazzo Chigi, non soltanto diciamo, della nazionale di volley, non soltanto per lo straordinario campionato che hanno fatto, che è finito nelle ultime due partite peggio di come poteva andare nelle ultime due, ma è stata una straordinaria emozione. E chi l'ha seguita in TV, io purtroppo l'ho seguita in TV, semifinale e finale, ha visto però una bellissima emozione con il palazzetto a Milano che sembrava venir giù anche in televisione, immagino l'emozione per voi in campo, ma per le emozioni che queste ragazze hanno regalato all'Italia e agli italiani. Di solito si fa le premiazioni per chi arriva primo, per chi vince. E nello sport direbbe il coach CT, come si chiama? Il pallavolo si chiama coach. Coach va bene. Mister, no? Mister va bene Marco, diciamo. Marco ancora meglio. Marco, sì, però ma va bene, però. No, come direbbe il presidente e il coach, vediamo. Carlo e Marco, credo che il messaggio che è arrivato è quello di una straordinaria bellezza di un campionato che è andato crescendo. Io devo dire che avevo una gran paura di venire la partita prima degli americani, però ripensandoci forse era meglio se venivo in semifinale, esatto, perché lì è andata la partita con gli americani è andata perfetta, quella nella fase, cos'era, nella fase a gironi 3-0, no? Quindi, poi è stata, cos'è, la semifinale che è stata, vabbè, succede, lo sport è questo. Però nel riceverle a Palazzo Chigi io vorrei non soltanto sottolineare l'aspetto agonistico sportivo, che pure va valorizzato, il movimento del volley deve sicuramente essere più accompagnato dal pubblico e anche dal privato, permettetemi di dirlo, perché il privato deve investire di più in particolar modo nel volley, però è il messaggio che io vorrei dare alle ragazzine e ai ragazzini, che sono tanti, che vedono la pallavolo non soltanto nell'ora di educazione fisica a scuola, ma nel momento di incontro, la sera nelle palestre, talvolta un po' così, lasciate andare, perché la pallavolo è esperienza straordinariamente affascinante. Chi come me non è capace, perché gli è sempre piaciuto e non ce l'ha mai fatta a dare dimostrazioni di qualità, sa che c'è dentro la pallavolo una bellissima esperienza di vita. E quindi vorrei semplicemente dire a ciascuna di voi, da Capitan Piccinini in giù, a destra, da destra verso sinistra, da sinistra verso destra, tanto è la stessa cosa dal punto di vista di come la vedi, cioè dipende da questo, non vorrei fare discorsi politici qui, vorrei ringraziarvi. A nome del vostro paese ci avete resi orgogliosi e se anche non è arrivata la medaglia, naturalmente la prossima volta preferiamo la medaglia, per carità di Dio, ma è arrivata una medaglia bellissima che è la medaglia dell'affetto, della riconoscenza e anche dell'emozione. E allora, caro Presidente Magri, io ti confermo l'impegno che noi abbiamo. Caro Marco, non caro coach, hai dato delle straordinarie motivazioni. Chi di noi si metteva a guardare l'intervista del dopo partita era ammirato dalla determinazione che hai dato e anche nei break. Che poi era sta cosa di avere i break in diretta TV, ma se uno gli scappa una parolaccia che succede? Cioè, come è un casino. Che è andata. Quindi è bello perché quando noi eravamo piccini non c'era sta roba, il break era break, invece adesso si vede con le telecamere che arrivano sopra. E al Presidente del CONI voglio dire che se i nostri sogni sul futuro dell'Italia sportiva, mettiamo così, avranno un seguito, io credo che largo merito sarà per la pallavolo e per la capacità che queste ragazze hanno avuto, i loro colleghi maschili dovranno impegnarsi allo stesso modo, ma a ciascuno di voi grazie. So che molte non giocano più in Italia, no, queste sono tutte le italiane, quindi tutte quelle che sono in Azerbaijan, in Turchia, sono rimaste. La piccina è più giovane di me, quindi sono già rovinato. La Diouf di che anno sei? Tu del 2093, quindi sono anziane loro. Parla per te, Carlo, quindi... E sono del 93, sono anziane, quindi vabbè.